Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Mi sono scordata il microfono. Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany e oggi festeggiamo un anno di Miss Fiction Books, ovvero un anno del canale. No, non sto parlando di me in terza persona, come sempre. È davvero un traguardo che per me è davvero una cosa gigante, davvero una cosa importantissima, perché un anno di canale significa aver girato tantissimi video e aver portato un sacco di discussioni. Io ne sono davvero molto orgogliosa. Sono ancora più orgogliosa, però, in realtà, dei miei iscritti, perché devo dire che quest'anno, tra le discussioni, tra quello che è saltato fuori sotto i video, amicizie che sono nate, eccetera, io sono felicissima di aver deciso di aprire il canale e vi ringrazio davvero di cuore. Non voglio dilungarmi perché non sono una persona particolarmente, cioè non mi appartengono tutti quei discorsi retorici, tipo è stato un anno meraviglioso, bellissimo, cioè è stato un anno difficile, perché è stato un anno in cui ho dovuto incastrare, oltre a tutta la mole di lavoro che ho io, che è veramente tantissima, anche tutti questi video. È stato stressante, è stato faticoso, ma è stato bello, è stato stimolante come poche altre cose al mondo e non pensavo che sarebbe stato una fonte così ricca di spunti, di suggerimenti, di incontri meravigliosi e anche di opportunità, perché grazie al canale ho partecipato a delle fiere, ho incontrato un sacco di persone, un sacco di voi, eccetera. Questo mi fa davvero super piacere. Però, alla fine, perché facciamo questo video? Che sarà un video lungo, ve lo premetto, perché avevo chiesto qualche giorno fa sul canale, tramite un video, di farmi qualche domanda alla quale rispondere in un video Q&A e poi avevo fatto un post su Instagram chiedendo esattamente le stesse cose. Io prevedevo una ventina di domande, ne ho ricevute almeno 6 volte tanto. Quindi, visto che mi dispiace scartarne troppe, le uniche alle quali non risponderò sono quelle magari molto frequenti di cose che dico spesso nei video o domande alle quali magari ho già risposto anche di recente perché non lo trovo rilevante, andrò un po' veloce, però ci tenevo a rispondere a quanti più possibili di voi partendo ovviamente da Instagram e poi passando invece alle domande di YouTube. Allora, parto. Questa è una domanda che mi hanno fatto in diversi, quindi non cito tutte le fonti perché sono diverse persone che mi hanno chiesto questa cosa, ovvero che scuola superiore ho fatto, che studi ho fatto. Io ho frequentato il liceo scientifico, sperimentazione linguistica, in pratica un linguistico ai miei tempi, erano i primi anni in cui esistevano i licei prettamente linguistici. Nel mio indirizzo si studiava inglese, tedesco e spagnolo. Sempre su questo filone, diverse persone mi hanno chiesto che cosa hai fatto dopo le superiori, come hai fatto a fare il lavoro che fai. Fondamentalmente il succone è questo. Io dopo le superiori ho studiato lettere moderne, però premetto sempre che io non mi sono laureata, pur avendo la tesi già scritta, perché non riuscivo a passare l'ultimo esame, che è letteratura latina 2. Chiedetemi cosa ne penso della lingua latina. Ah, come ho fatto a fare il lavoro che faccio? In realtà io ho sempre lavorato come fotografa, ho sempre avuto la passione per la fotografia da quando avevo 14-15 anni, quindi ho sempre avuto una macchina fotografica in mano. Diciamo che è stato un po' una serie di cose, ho sempre, sempre, sempre lavorato come fotografa, passando l'estate a fare l'assistente, passando il resto dell'anno, tutti i weekend a fare l'assistente a qualcuno e imparando da chi poteva insegnarmi fotografia. Dopodiché, nel 2014 ho deciso di aprire il mio studio. Tra le varie cose, al di là del fatto che ci occupiamo di matrimonio, io lavoro anche come art director digital e mi occupo sia di fotografia che contenuti per il web, ma fondamentalmente sono cose che sono state un po' la somma del mio percorso. Forse ho incontrato le persone giuste, forse sono stata negli ambienti che mi hanno permesso anche di capire un po' quello che poteva essere la somma del mio percorso. Devo dire che forse è stato soprattutto quello che mi ha aiutata anche a capire qual è il mio ruolo. Non ho mai studiato fotografia, non mi interessa studiare fotografia, anche se ho una solidissima base di educazione all'immagine, di educazione artistica e storia dell'arte, eccetera, eccetera, che credo siano in realtà le cose più importanti per un fotografo, un grafico e chiunque lavori nel campo della comunicazione lato immagine. Ray of Books mi chiede: qual è il libro che ti ha segnato di più per il messaggio che comunica? Credo di averlo già detto diverse volte, però vi cito sia Il muro che La nausea di Jean-Paul Sartre, perché quando io li ho letti ho avuto un'illuminazione. Clary Claire mi chiede: il più grande rimpianto? Mazzate, quella situazione che vorresti rivivere in maniera completamente diversa. Allora, lo leggo alla fotografia, questa cosa qua è una cosa generale, spero che non mi ci, cioè qualcuno di voi si possa anche ritrovare nelle mie parole. Cioè, quando io dovevo scegliere se darmi completamente alla fotografia oppure studiare qualcos'altro, provare a fare qualcos'altro, per
motivi economici che per me sono sempre stati un grande problema, nel senso io abito, vivo da sola da quando ho 19 anni, mi mantengo completamente da sola da quando ne ho 18. Per me ovviamente la parte economica è stata un grande deterrente. E quando dovevo scegliere se buttarmi sulla fotografia, anche in un momento in cui le cose mi andavano anche abbastanza bene fotograficamente parlando, avevo organizzato diverse mostre, collaboravo con un sacco di persone eccetera eccetera, io ho avuto paura, un po' per paura di non avere certezze economiche ho rimandato il momento, rimandandolo ho anche causato le più grandi crisi della mia vita, ovvero l'insoddisfazione, il momento dove io ho capito di soffrire di ansia, dei livelli non più controllabili eccetera eccetera. Se tornassi indietro vorrei avere quel coraggio di provarci, cosa che io non ho avuto ai tempi. Per una serie di svariati motivi che non voglio neanche sminuire, perché alla fine se io ora ho uno studio, se io ora lavoro e faccio un lavoro che amo e adoro e mi piace, è anche perché non ho fatto subito quel salto ma ho aspettato. Probabilmente sarebbe andato diversamente, però insomma, io non sono una che rimpiange così tanto i momenti, cioè credo che tutto ciò che facciamo sia comunque un calcolo, o almeno il mio modus operandi è questo. Se tornassi indietro ci riproverei, quello sì, per vedere come va, magari sarebbe andata male e magari ora potrei essere un'impiegata delle poste, non lo so, e fare tutt'altro. No one does nichts mi chiede: esiste già un erede della saga di Harry Potter secondo te? La risposta è no. No, nessuno ha scritto una cosa paragonabile secondo me. Giorgia Ferrua mi chiede: scriverai mai un libro? No, perché non ne sono in grado. Quindi mi spiace. Il piccolo Ruby, che saluto e gli mando un abbraccione, mi chiede invece: la solidarietà femminile esiste o è un concetto utopico? Sì, esiste. Non so come dire, è difficile in tanti casi, però nei casi in cui c'è, esistono dei rapporti bellissimi e anzi, devo dire che anche online a me è capitato di conoscere persone che genuinamente mi supportano e che io supporto a vicenda e non per rendiconto personale, cose di questo tipo, e che anzi stimo e ammiro per tutto il lavoro che fanno. So che è difficile in tantissimi casi supportarsi tra donne, perché ci hanno insegnato che è come una competizione, perché siamo fondamentalmente in una società che ci ha insegnato che il premio verrà dato praticamente solo a qualcuna di noi, solo a chi si dimostra in un certo modo, no? E quindi è difficile la solidarietà tra donne, ma è possibilissima e anzi è, penso di toccarla tutti i giorni nella mia vita privata e anche online è una delle più belle scoperte che io ho fatto, e quindi sì, Ruby esiste. The Mary's Secret Garden mi chiede: hai mai pensato a un meetup? Mi piacerebbe tantissimo incontrarti di persona. Queste cose a me mi imbarazzano a dei livelli che voi non avete idea. Comunque, in realtà non ho mai pensato a un meetup perché non credo di avere né la forza per organizzare cose, eccetera, eccetera, però a me farebbe molto piacere ovviamente incontrarvi, e se mi beccate a qualche evento, se mi beccate in giro per strada, eccetera, ovviamente salutate. Parlate, mi farebbe davvero piacere. Vi avviso già che l'8 dicembre io sarò a Roma per l'incontro con Lainey Taylor, e visto che cade a fagiolo il fatto che sia una delle mie autrici preferite, sicuramente ci saranno anche tantissime persone che fanno parte anche della community, quindi sarà un bel ritrovo secondo me. Insomma, poi dopo pian piano vi darò altre info eccetera appena le avremo un po' tutti, perché non si sa ancora nulla su questo incontro. Comunque incontriamoci se ci siete, o comunque insomma, io, mi imbarazzano queste cose, ma non perché mi imbarazza incontrare le persone, anzi io parlo anche con i muri, non vi preoccupate, però è l'idea di organizzare cose di questo tipo, non so se... vabbè, avete capito. Fra e Cesca mi scrive: ti immaginavi una crescita del canale così com'è diventato? Cioè, la questione dei numeri per me è un qualcosa di un po' astratto, nel senso che io non ho bene la percezione di se siano numeri alti, se siano numeri piccoli, se siano numeri... So solo che, cioè diciamo che in un anno io pensavo di rimanere in 3-4 gatti che come me potessero esprimere un po' di disagio su alcune questioni, e contando che porto moltissimi contenuti difficili, impegnativi, noiosi, faticosi, eccetera, eccetera, questo mi ha stupito, nel senso il fatto di avere tante persone, perché per me quasi a 5.000, cioè nel senso per me che 5.000 persone, anche solo per mettermi dei dislike, siano su questo canale, ma che ascoltino quello che ho da dire, anche quando sono in discorsi ingarbugliati, difficili, è bellissimo, è qualcosa che mi dà speranza. Questo è quello che posso dire sulla crescita del canale, perché non ne ho tanto la percezione, non riesco a capire se sia una crescita grande, se non lo sia,
in base a cosa lo si... cioè, però è comunque davvero il fatto che siate così tanti e che ascoltiate davvero, leggo dei commenti sotto i video che veramente mi fanno dire grazie perché avete capito, mi dà speranza, non so come dirlo in un'altra maniera. Allora, Lutz 8835 mi fa questa domanda che mi ha un po' stranita. Adori i tuoi look, ma purtroppo qui in paese è impossibile vestirti così perché ti guardano male, tu come fai? Allora, io vengo da un paese piccolissimo, in provincia di Bologna. Non è mai stato un problema? Diciamo che non me ne è mai fregato un'emerita cippa, fondamentalmente, anche quando mi rasavo la testa, quando avevo i capelli verde acido, quando facevo le cose pazze, quando avevo 5 milioni di piercing, robe di questo tipo. La cosa che posso dirvi è che se qualcosa vi piace e vi fa sentire bene con voi stessi, nonostante vi chiamino nei peggiori modi possibili, immaginate, se voi vi sentite bene, fatelo, non sentitevi in imbarazzo. Io vengo da un paesino dove eravamo io e altri tre metallari, che come ovviamente non c'entravano neanche niente a essere quelli strani, eppure sono grande e vaccinata, nel senso, sono diventata grande e non ho mai smesso di vestirmi come mi pareva, anche quando non erano propriamente popolari in un piccolo paese. Quindi fregatevene, se vi sentite bene con una cosa, mettetela. Allora, Sara di Nocturnal Blaze, che io saluto e mando sempre cuoricini da fangirl, mi chiede: quali sono state le più belle soddisfazioni di questo primo anno? E grandi auguri. Allora, soddisfazioni devo dire che ce ne sono state davvero tante. Questa che probabilmente non è umanamente rappresentabile come una soddisfazione, ma per me lo è molto, è la continuità del Feminist Friday, ovvero vedere che il Feminist Friday unisce tantissime realtà diverse, quindi chi mi segue perché parlo di young adult e poi si affaccia a questi problemi, a queste tematiche, e chi invece non gliene frega niente del fantasy, dello young adult, ma che mi segue per questa rubrica e che la trova comunque interessante e tema di discussione. Voi non potete capire che soddisfazione sia ora vedere che i video sono magari quelli meno visti ma i più commentati, e questa cosa è, yes, è l'umanità ha speranza, davvero, è una grande soddisfazione. Le altre soddisfazioni sono in realtà più a livello magari personale, perché penso di aver capito quale sia la mia dimensione dentro la community, e che sembra una cosa anche un po' sbruffona da dire, ma non è assolutamente questo il mio intento, nel senso che io so che cosa voglio comunicare, so cosa non voglio comunicare, e penso di aver capito quale può essere il mio ruolo dentro questa community, che ha tante realtà diverse, e penso che ognuno abbia il proprio percorso e il proprio contributo da dare alla community. E io penso di averlo individuato, nel senso che voglio sperimentare ancora tante altre cose, però visto un po' anche i video che sono usciti negli ultimi mesi, eccetera, eccetera, mi dà veramente tanta motivazione in più, e questo lo trovo un grande traguardo, perché quando ho aperto il canale non avevo idea di cosa avrei portato, che cosa avrei potuto parlare o meno, perché mi spaventa molto il pubblico online, devo dire. Ma nonostante i tanti bassi, perché ci sono state veramente cose che a me continuano a non risultare accettabili, per altri versi invece sono stata capita, e questa cosa qui mi soddisfa tantissimo, mi dà grandissima soddisfazione, ma proprio anche rende tutto quello che faccio e la fatica che ci metto dietro i video, alla scrittura dei video, gli dà un po' un senso. Evil Victoria mi dice che condivide il compleanno con Miss Fiction Books, quindi auguroni anche a te. MGM 858 mi chiede: quale batterista ti ha ispirato? Allora, sono due fondamentalmente. Il primo è Tommy Ramone, perché io sono cresciuta a suoni di sbattacchiate sul rullo di Tommy Ramone. Io lo considero il più grande genio della batteria mai esistito, perché lui ha inventato quelle cose lì, e se esiste il punk rock è merito suo. Potete dissentire, non mi interessa, per me è sempre stato così. Quando è morto io pianto come una bambina che voi non potete neanche capire. L'altro batterista, e qua adesso andiamo sul controverso pesante, è Dave Grohl, ma non con i Nirvana, perché io odio i Nirvana, è una band che io non ho mai sopportato, mi spiace, so che è super impopolare come opinione, ma io trovo rivoluzionario quello che lui ha fatto registrando Song for the Deaf con i Queen of the Stone Age. Trovo quella cosa lì qualcosa che nessuno aveva fatto, e se io mi sono convinta a iniziare a suonare la batteria è stato perché ho detto: non arriverò mai lì, ma ci voglio provare, e chi se ne frega, poi non ci arriverò mai, per l'amor del cielo. Però trovo che Dave Grohl sia rivoluzionario in quel disco, trovo che sia rivoluzionario con i Queen of the Stone Age,
Ari Godio mi chiede: ti piacciono i gialli o i thriller? Ne consiglieresti qualcuno? Non è un genere che seguo molto, anzi, gli unici gialli, thriller, cose di questo tipo che leggo sono quelli di Robert Galbraith, ovvero la serie di Cormorant Strike, che adesso sta per uscire, il prossimo sono super carica, anzi forse in Inghilterra è già uscito, ma io ho iniziato a leggere la serie in italiano, quindi continuerò le edizioni Salani. Dream Whaler Shop, che saluto, tra l'altro mi chiede: quali sono i tuoi gusti di gelato preferiti? Top, top, questa domanda amo. Pistacchio, stracciatella e zabaione montato. Io vado un po' pazza per queste cose un po' da anziana, essendo anziana dentro. Miss Revenge mi chiede: film sulla musica, consigli, cose di questo tipo? Ve ne consiglio un pochino, perché non ce la faccio a essere coincisa, quindi. Il primo che vi consiglio è Velvet Goldmine, assolutamente. I Love Radio Rock, che penso forse abbiate visto tutti, ma io ve lo consiglio. Vi consiglio anche il film sulle Runaways, che si chiama The Runaways, di Florence Sigismondi, perché so che non è granché, ma già c'è Florence Sigismondi alla regia e poi si parla delle Runaways, quindi guardatelo se lo trovate. Poi vi consiglio anche Whiplash, che è uscito qualche anno fa sulla batteria, è veramente uno dei film che non ti fanno venire voglia di diventare un batterista. Vi consiglio Across the Universe, ovviamente, Quadrophenia, che è il film degli Who, e anche Walk the Line, che è uno di quei film che vi fa piangere qualsiasi cosa, e in chiusura 24 Hours Party People. Penso di aver detto tutto. Cioè no, in realtà ne avrei altri milioni, ma la chiudiamo qua. Allora, 365 underscore leaves of books mi chiede: qual è la cosa che più ami e più odi invece del gestire un canale e un account legato ai libri? E se ti sei mai sentita costretta ad accettare collaborazione con autori emergenti o case editrici? Allora, per rispondere alla prima domanda, la cosa che più amo è cercare di portare cose nuove, soprattutto sull'account Instagram. Io penso di avere un account un po' particolare, perché non mi interessa replicare una cosa all'infinito, mi interessa sperimentare, perché serve a me come persona sperimentare, anche se significa arrivare a casa lercia di fango, se significa graffiarsi in mezzo ai rovi, se significa impantanarsi in mezzo ai ruscelli che guarda caso cedono sotto le tue scarpe, successo e cose di questo tipo. La cosa che invece più odio è la pressione, forse, perché a volte mi sento come se dovessi per forza pubblicare, se no va a finire che succederà la fine del mondo. Quella è una delle mie grandi paranoie in generale, quindi niente di nuovo né di strano. La pressione in generale però è legata proprio alla pubblicazione costante, perché adesso ho preso un po' una pausa da Instagram perché dovevo un po' ricaricare le energie, non avevo tanto tempo per uscire, sono riuscita a fare un po' di foto, sono orgogliosissima di quelle foto e quindi questo è lo spirito, secondo me, con cui devo affrontare Instagram e devo affrontare anche YouTube. Se non sono convinta di un video, piuttosto non lo metto o aspetto, perché sono molto perfezionista in questo, col fatto che spesso dico cose che possono risultare un po' impopolari, ma oltre che impopolari possono risultare un po' lapidarie. Cerco sempre di spiegare un argomento proprio a 360 gradi per non dover incorrere nei commenti, nelle giustificazioni infinite, che a me scocciano molto. Ecco, quella è una cosa che mi scoccia molto, perché tutte le volte premesse, basta. Mi sono mai sentita in dovere di accettare collaborazione con autori e case editrici? Allora, autori emergenti no, nel senso che non mi interessa, io lo dico, c'è scritto sotto i miei video, non mi interessa collaborare con autori emergenti, non perché siano il male del mondo, anzi, per l'amor del cielo, c'è chi lo fa, c'è chi li aiuta, eccetera. Io non ho la pazienza, non ho la voglia e non ho il tempo di leggere un qualcosa che non mi interessa, perché io faccio già la mia lista di libri che voglio leggere, poi già viene influenzata dalle varie uscite delle altre case editrici, eccetera, eccetera. Quindi mi preferisco concentrarmi su queste cose piuttosto che sprecare tempo su qualcosa che non mi interessa, che spesso non è controllato e non ha editing, perché sono autopubblicazioni. E se c'è una roba che mi irrita, sono le robe non editate, con errori di battitura, di grammatica, di costruzione della frase. Sono molto lapidaria su queste cose, perché ve lo giuro, mi arrivano almeno 10 mail a settimana di richiesta di recensione. Se io mi mettessi a recensire tutti gli autori emergenti, smetterei di leggere le cose che mi piacciono e finirei solo per leggere degli emergenti. Non potete capire, io capisco che sia un mondo difficile, eccetera, ma io come lettrice, visto che lo faccio nel mio pochissimo tempo libero, voglio scegliere cosa leggere, penso sia chiaro. Case editrici, in realtà io non ho tante collaborazioni in corso, dico spesso dei no, anzi quasi sempre dico dei no,
mi dispiace per le case editrici, però spesso mi arriva: abbiamo appena pubblicato questo libro giallo, ma io non ne ho mai letti. E in altri casi magari sono libri che effettivamente potrebbero rientrare nei miei gusti, ma io non ho tempo materiale per leggerli e quindi metto in pausa, cioè piuttosto metto in pausa. Se poi perdo la collaborazione con la casa editrice, anche amen. Cioè, nel senso, evidentemente erano interessati solo a essere promossi in qualche modo e nient'altro. Invece devo dire che tutte le case editrici con cui io collaboro cerco di avere sempre un buon rapporto, magari pochi, ma buoni, anche perché non mi pagano per fare nessun tipo di attività, quindi quello che mi danno in mano è uno scambio molto equo. Si aspettano da me, penso, molta onestà, come è sempre stato fino adesso. Sapete che io non salvo nessuno. Reca Pendragon, questa domanda io la adoro, mi chiede: Tiffany, ma quando fai video sei in piedi o seduta? Sono in piedi, perché sono sempre qua che non vedi che mi muovo. No, se fossi seduta sarebbe molto meglio, ma purtroppo sono in piedi. Piovono giuggiole, la Giulia, che salutiamo, gli mando un grande bacione, non vedo l'ora di rivederla, mi chiede: visto che adoro sentirti parlare in English, hai mai pensato a creare una rubrica in lingua inglese? No, la domanda è no, nel senso che sarebbe troppo strano. In realtà io volevo aprire il canale in inglese per una serie di questioni, nel senso, innanzitutto perché io leggo prevalentemente in inglese, e il motivo per cui ho ritardato così tanto ad aprire un canale è stato che io continuavo a pensare: ma ha senso aprire un canale in italiano che però parla di libri in inglese? Magari continuo a non averlo, però alla fine ho un po' superato quell'ostacolo lì. Però Miss Fiction Books doveva essere in inglese, avevo già anche scritto diversi video in inglese, poi ho cambiato idea, questo è quanto. No, non girerò video in inglese, seguite le mie stories ogni tanto su Instagram con i rant in inglese che sono sempre molto sentiti. Hell in Bookland mi chiede: qual è il tatuaggio al quale sei più affezionata? E ci sono diverse domande sui tatuaggi, questa è l'unica alla quale risponderò. Il tatuaggio al quale sono più legata? Bella domanda, perché io sono legata a loro, gli voglio un gran bene a tutti i miei tatuaggi, che potrebbero essere il mio marinaretto, potrebbe essere il boccino d'oro. Nelle gambe sono legata a tanti diversi tatuaggi, insomma, non lo so, non ho un preferito probabilmente. È difficile, non mi fate domande sui tatuaggi, non so di darvi delle risposte. Crazy Fun Girl 1803 mi chiede: cosa ne pensi delle assemblee d'istituto? Sono utili? Sì, no, perché? Allora, le assemblee d'istituto è passato un po' di tempo, ma io li ho trovati sempre dei momenti super interessanti. Non so come siano organizzate e gestite ora, sono un po' fuori dal modello scolastico così, ma ai miei tempi, almeno nella mia scuola, erano dei momenti in cui si alternavano attività molto leggere, molto divertenti e fondamentalmente di aggregazione, con anche laboratori di approfondimento molto, molto interessanti. Grazie alle assemblee d'istituto io ho conosciuto un sacco di musicisti, ho conosciuto un sacco di persone che facevano laboratori, sono riuscita a fare dei laboratori di fotografia anch'io, insomma, per me sono state delle attività stimolanti. Poi c'è la parte del cazzeggio, che quella c'è sempre, però insomma l'assemblea d'istituto secondo me ha dei valori un po' diversi dalla lezione frontale, così è anche un momento di aggregazione, c'è chi cazzeggia, per l'amor del cielo non voglio togliere anche questa parte, però è anche un modo in cui gli studenti fanno delle attività parallele che non per forza sono legate allo studio e si appropriano degli spazi scolastici, quindi perché no? C'è al CEO, abbiate pazienza con i vostri nickname, mi chiede: come fai ad avere un così ottimo inglese? Svelaci il tuo segreto. Ascoltate gli Smiths fin da quando siete piccoli. No, a parte gli scherzi, il mio inglese non è che pessimo, sono molto fissata con la pronuncia, l'accentuazione della lingua inglese, il dialetto del sud dell'Inghilterra, ho questa folle proprio fissazione. Passo invece alle domande di YouTube, e in questo caso, ragazzi, siete stati veramente o delle carogne o proprio volete un'ora e mezza di video, se no non si spiega. Comunque adesso arriviamo. No, davvero, a parte gli scherzi, quelle domande sono carinissime, altre veramente, cioè, ho dovuto studiare per rispondervi. Comunque, Lord93 mi chiede: cosa ne pensi di Brandon Sanderson? Io non leggo fantasy, ma questo è l'unico autore che mi è riuscito a far leggere 1200 pagine, eccetera, eccetera. Io non ho mai letto Sanderson, anche se è nei miei piani del 2019. Poi magari più avanti facciamo un video sui piani letterari per l'anno, perché insieme a Robin Hobb voglio leggere assolutamente almeno una serie di questi due autori. Quindi saprete qualcosa più avanti, ovviamente. Allora, al di là del video che hai già realizzato, vorrei sapere se consigli di iniziare a leggere in inglese
a partire da qualcosa di più avanzato o se pensi sia più importante leggere qualcosa che si desidera piuttosto che qualcosa di graduato e più semplice, ma che nella maggior parte dei casi si rivelerà noioso. Allora, per me leggere in inglese direttamente da qualcosa di avanzato che potrebbe, cioè che sai che magari ti piacerà, ma che poi fatichi a leggerlo, può rivelarsi efficace in pochissimi casi, sono molto sincera. Non è detto che qualcosa di più semplice per forza sia noioso, cioè bisogna cercare bene, bisogna individuare un titolo che è accessibile a livello linguistico e che fa allenare fondamentalmente. Io trovo che l'allenamento renda più fluida la lingua, ovviamente è normale partire da un qualcosa di mostruosamente difficile solo perché magari vi interessa. È un percorso che invece che darvi gioia vi farà solo odiare il vocabolario, vi farà capire la metà di quello che capite, vi interromperà di continuo. Personalmente vi direi andate per gradi. Quando vi sentite un po' allenato, quando avete macinato un po' di chilometri, allora passate a qualcosa di più difficile. Quando avete acquisito quella sicurezza necessaria, allora potete, secondo me, buttarvi anche su qualcosa che magari non vi sentite neanche pronti, però avete già sufficiente bagaglio linguistico con voi per potervi approcciare a qualcosa di un po' più complesso. But Ale mi chiede: cosa ne pensi delle persone che denigrano il fantasy? Ad esempio, se mi espongo e dico che leggo molto, il genere che preferisco è il fantasy, la gente solitamente mi guarda malissimo. Allora, io ripeto quello che avevo già ripetuto nella live, che è una frase di Michaela Murgia: chi pensa che il fantasy sia un genere leggero è perché ha un cervello leggero. Flavio Chiarelli mi chiede, so che non ti piacciono molto le storie moderne sui vampiri, neanche a me, infatti, viva Lestat e Buffy the Vampire Slayer. Abbiamo gli stessi gusti, quindi. Ma volevo chiederti, cosa ne pensi della serie The Vampire Diaries e se hai mai letto i libri? No, non ho mai letto i libri, ho provato a vedere la serie più volte, non riesco ad andare oltre la terza puntata. Not for me, diciamo. Però invece, a proposito di vampiri moderni, ho letto, che mi è piaciuta meno rispetto alla serie, la serie invece mi è piaciuta molto, è la serie di Suki Stackhouse, che è True Blood, poi è diventata True Blood in TV, e mi è piaciuta tantissimo. Diciamo che a me non piacciono i teen drama e le cose molto teen, ma perché non mi sono mai piaciute, non le ho mai capite, non riesco a capirle, e non mi interessano, mi annoio a morte, e quindi diciamo che invece quell'altra mi è piaciuta molto. Ho provato a vedere The Originals, pur non sapendo niente su questa cosa qua, anche lì 6-7 puntate, ne ho visto di più di Vampire Diaries, quello lo ammetto, ma not for me. Cosa ne pensi del self-publishing? Un po' l'ho detto prima, nel senso che purtroppo il self-publishing ha dei problemi, a meno che uno non abbia un editor e non abbia qualcuno che lo aiuta, è difficile che in self-publishing si pubblichi un'opera strutturata, buona, ottima, eccetera eccetera. Io ho tanti amici che scrivono eccetera eccetera e che quando arriva la parte di editing piangono perché si sentono super messi in difficoltà, però capiscono che sia un'operazione necessaria, e cosa che secondo me anche l'autore emergente che si pubblica da solo fatica a un po' a cogliere questa cosa. Poi è vero che è difficile essere pubblicati e quindi il self-publishing è un buon modo per dire io ci provo, magari vengo notato da qualcuno. Magari a qualcuno va bene, a tanti purtroppo, diciamo, è forse l'unico modo nel quale potrebbero essere pubblicati. Diabolico Sergione, che io saluto e ringrazio tanto perché io mi ricordo che è stato il primo a darmi dei suggerimenti di editing e sui contenuti del video, io li ho seguiti tutti e quindi gli devo davvero tanto, lo ringrazio tantissimo anche perché è sempre attivo e commenta sempre. Quindi, quanto e come l'attività di YouTube? Quanto e come l'attività di YouTube ha influenzato la tua vita privata e l'attività professionale? La mia vita privata potrebbe essere riassunta nei legami con BookTube come Mr. Fiction vi odia. Nel senso che Mr. Fiction, quando vede che devo girare, che sto scrivendo i video, si irrita tantissimo, perché è tutto tempo che io tolgo, ovviamente, alle attività di casa, diciamo, a passare del tempo con lui. Non sempre, perché cerco di incastrarlo quando lui non c'è, però a volte capita. E in realtà il fatto di voler tenere dietro così bene, io non sono una perfezionista da questo punto di vista, ci tengo molto a essere costante, tutto, quindi insomma sono tutte energie veramente molto consistenti che io incanalo nella mia attività su YouTube e sui social. Devo dire che YouTube rispetto a Instagram
è molto più impegnativo perché le fasi sono scrittura, girare il video, montaggio, la parte di ovviamente di community che è fondamentalmente il motivo per cui io faccio tutti questi video, cioè parlare con voi, rispetto a un Instagram dove io sono molto organizzata, molto più limitata come attività. YouTube è più impegnativo. Dal punto di vista invece lavorativo, cioè non mi è cambiato molto, devo dire, anzi probabilmente l'unica cosa che è cambiata è che mi ha fatto decidere finalmente di passare a mirrorless. Questo è un aspetto tecnico, nel senso io ho una full frame della Nikon, ma grazie proprio al fatto di potermela portare dietro eccetera ho deciso di passare a mirrorless, cioè non passare ma avere un secondo, in realtà è il terzo corpo macchina. Aspetti tecnici, diciamo. Gestire un canale che parla principalmente di libri, ha cambiato il tuo modo di leggere o il tuo approccio a determinati libri e tematiche? Allora, in realtà forse non è il fatto di gestire un canale e cose di questo tipo, perché io ho sempre letto in maniera critica, in fasi alterne, nel senso magari con fasi dove ero più annoiata, più stanca e dove non è che sottolineavo tutto, però io sono sempre stata abituata, mi hanno insegnato a leggere così, ho sempre letto così. Se c'è una cosa che però è cambiata è il mio approccio a certe tematiche. Secondo me però non dipende dal canale, dipende da un certo livello di consapevolezza che io acquisto di anno in anno, anche a esperienze di vita, anche a una maturità diversa rispetto a quella che avevo, che ne so, 10 anni fa. È ovvio che sono in una fase della vita diversa, quindi vivo e raccolgo alcune tematiche in una maniera molto diversa. Ora, ad esempio, sono molto più intransigente per alcune questioni che penso siano ben manifeste su questo canale, però forse non è tanto legata al mio modo di leggere. Diciamo che ora, ovviamente, la mia lettura è anche una lettura con un approccio. Come creerò questo contenuto sul canale? Potrà essere un contenuto sul canale? Potrà diventare argomento di discussione? Una recensione? Insomma, cose di questo tipo. A parte questo, non ha inciso molto sulla lettura, quanto più magari anche un percorso che sto facendo io, legato ovviamente al femminismo, ma legato anche a tante altre cose che non c'entrano nulla col femminismo, c'entrano magari con la fase della vita in cui mi trovo ora, che mi fanno approcciare a diverse tematiche in maniera diversa rispetto a prima. Mo Winnie mi chiede: hai mai visto le serie animate di Star Wars? Cosa ne pensi? Sì, ho visto sia Rebel che Clone Wars. Cioè, mentre Mr. Fiction tipo le sa a memoria, potrebbe snocciolarvele, io faccio solo un po' più spersa su queste cose qua perché i dialoghi sono un po' carietti, cioè un po' più faticoso per me seguirle perché sono veramente fatte per i bambini, poi magari noi grandi diciamo cogliamo in realtà tutte le trame e sottotrame che sono quelle che interessano per fare tutti i vari collegamenti tra i vari film. Mi piace più Rebel o Clone Wars? Credo, no, in realtà non ne sono certa, devo un po' capire. Cioè non ci ho mai ragionato più di tanto, a me è servito per capire alcune cose, tipo varie questioni che non sono molto risolte nei film e che trovano un po' di spiegazioni dentro le serie animate. Cosa ne pensi dei videogiochi? Mai giocato? Allora, io credo che l'ultima volta che ho giocato a un videogioco sia stato alle medie ed era Final Fantasy. La mia esperienza con i videogiochi si conclude con la PlayStation 1, è l'unica console che abbia mai avuto. Faccio già tante attività in isolamento, cioè il mio lavoro è un lavoro dove, a meno che non sia un matrimonio e a meno che non sia un'uscita fotografica, un'esterna eccetera, è un lavoro isolato, cioè un lavoro dove io sto da sola in una stanza per 10 ore al giorno davanti a un computer, insomma è un lavoro già molto solitario, isolante, quindi i momenti, e più leggo, capito? Leggo, guardo un sacco di film eccetera, che sono tutte attività che tendenzialmente faccio da sola o con mio marito, quindi diciamo che il resto del tempo libero scelgo di viverlo in socialità. Allora, Seba Stark invece mi chiede, volevo chiederti come hai iniziato a leggere in inglese, che consigli daresti a chi vorrebbe iniziare? Allora, io credo di aver sempre letto anche in inglese, cose facili, cose meno facili, eccetera, eccetera. Cioè, ho sempre davvero avuto questo pallino incredibile per questa lingua. Non sono mai andata a vivere in Inghilterra, tuttora non so perché, ma cioè, fondamentalmente avrebbe avuto senso. Comunque, come approcciarsi all'inizio? Scegli cose che hai già letto in italiano, primo consiglio, perché così puoi avere un confronto, anche solo per capire a che punto ti trovi. Scegli cose non così complesse. Uno degli esempi che faccio sempre è provare magari ad usare un autore abbastanza accessibile per ragazzi e per bambini, infatti consiglio sempre di provare a leggere La pietra filosofale, Le streghe o Matilda di Roald Dahl, e cose di questo tipo, perché ti danno la possibilità di avere già qualcosa che hai già letto e conosci, o comunque una lingua accessibile, molto lineare, che non ti mette in difficoltà, ecco. E via via
fai dell'esperienza, nel senso leggi uno, due, tre libri di un certo livello, poi prova a passare a qualcosa di un po' più complesso, prova a leggere qualcosa che non hai letto in italiano, ecco, che però risulta accessibile. Non ti buttare subito su cose che vuoi leggere, però magari ti risultano difficilissime. Ecco, questo io lo sconsiglio perché secondo me è un po' il salto più lungo della gamba. Ok, ora abbiamo le domande difficili. Antonio C. mi chiede: per quanto riguarda il mercato young adult e più nello specifico quello di stampo fantasy o urban fantasy, pensi che la presenza di così tanti titoli e saghe nati inizialmente sul web come fan series o fan fiction e poi successivamente al successo online riportato sul mercato editoriale sia un bene o un male per l'utenza? Non si rischia di puntare il dito su storie facili che però sono copie di fotocopie, bla 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 bla, vabbè, taglio un pochino, che magari non portare avanti storie più originali che non vanno contro il trend del momento? In realtà secondo me la risposta l'hai già data tu. No, nel senso che secondo me è ovvio, allora, cioè, siamo realisti e anche un po' umili. Le case editrici non sono delle onlus, le case editrici sono delle aziende, sono delle attività commerciali che sì, producono libri, ma che ovviamente per produrli e metterli in commercio devono avere un ritorno, devono avere un guadagno. Quindi chiaramente capisco che per loro l'esigenza sia proporre dei prodotti che vendono e che hanno questa certezza di vendita, perché ovviamente se no non torna indietro niente. Dall'altro lato però, come dici anche tu, è vero che queste proposte nella stramaggioranza dei casi, soprattutto per quanto riguarda lo young adult e il fantasy, non hanno una grande consistenza, non sono dei prodotti validi. Io penso alle uscite fantasy in Italia di quest'anno e l'idea che io abbia letto tre libri in italiano mi fa rabbrividire, perché vuol dire che la proposta non incontra i miei gusti, ma al di là dei miei gusti probabilmente è una risposta troppo sottostimata di quello che si potrebbe fare. Però al di là dei miei gusti trovo che le scelte siano troppo spesso legate a logiche che si esauriranno tra l'altro nel breve periodo, e quindi proporre titoli molto poco consistenti, poco originali, già letti, già visti, alla lunga stufa. Il pubblico non è un pubblico di persone decerebrate, quindi è chiaro che proporre cose più interessanti può risultare interessante. Dall'altro lato c'è un altro problema ancora, ovvero la casa editrice ha la forza di sostenere le uscite e promuoverle nella maniera corretta? Io mi chiedo sempre questo, perché troppo spesso vedo che la casa editrice butta fuori un titolo sperando che vada da solo e aspetta che navighi in acque di successo, cosa che ovviamente se tu non sostieni, non promuovi, non fai delle attività a sostegno di questo tuo titolo promosso, è ovvio che il titolo non andrà mai bene. Vi lascio i miei contatti case editrici per consulenze business e digital marketing, ci sentiamo sotto. No, a parte gli scherzi che sto facendo là demente, però è verissimo, anche uno dei problemi grossi è che al di là del scegliere cose facili, anche quando fanno le scelte più giuste, cioè quelli buoni, poi li mollano lì, cioè poi non li sostengono, perché si fa per una logica di numeri. È chiaro che se un libro deve navigare da solo, deve avere successo da solo, non lo avrà mai. Ceccia Super mi chiede: perché credi che la nostalgia di Harry Potter sia così intensa? Poi lei specifica: in realtà è una cosa un po' legata con nostalgia, intendo quella forte sensazione di perdita che io ho avuto e non credo di essere stata l'unica, la consapevolezza di sapere che non c'è più altro da scoprire. Allora, io non la vivo così, cioè vivo questa nostalgia, ma in maniera diversa. Per me la nostalgia legata a Harry Potter è legata a qualcosa di clamorosamente epico che noi abbiamo letto, di un'opera grandiosa, complessa, completa, che cresce e che diventa sempre più complessa, che ha trame, sottotrame, storie, personaggi ben delineati e che parte da una lettura per bambini molto piccoli diventando un romanzo di formazione. La mia nostalgia è che non ho mai più letto qualcosa di paragonabile e la mia nostalgia è legata al fatto che quello che ha fatto la Rowling nessuno ha più avuto l'opportunità, il coraggio di farla e nessuno ha più avuto l'idea probabilmente anche per trovare un'alternativa ad Harry Potter che sia valida e sostenibile allo stesso modo e comparabile magari come grandiosità.
quello è il mio senso di nostalgia. Io non ho nostalgia di sapere cosa succede oltre il settimo libro, anzi per me tutto ciò che viene dopo il settimo libro, che significano i film, che significano Crosschild, che significano Fantastic Beasts, sono operazioni irrilevanti rispetto a quella che era l'opera originale. E sinceramente la mia nostalgia non è legata al fatto che non potrò mai sapere di più su Hermione, non potrò mai sapere di più su Harry, non potrò mai sapere di più su tutto il mondo legato a Harry Potter. Il mio problema è che nessuno ha mai scritto qualcosa di paragonabile. Quella è la mia nostalgia. Cioè, è l'opera che io ho letto di più. So dei passaggi a memoria, davvero. Credo di sapere praticamente a memoria tutta la pietra filosofale e anche il prigioniero di Azkaban, ci andiamo molto vicino. Detto ciò, la mia nostalgia è legata più al fatto che è l'unica cosa che mi ha stimolato in quel modo, è l'unica cosa che mi ha dato quel tipo di speranza, anche nella scrittura e nella letteratura. Marco Gargiulo, scusami se ti taglio un po' la domanda, ma hai scritto veramente tantissimo, mi chiede: è giusto che in alcune scuole per la materia di italiano si continui a far leggere ai ragazzi non tanto per invogliarli alla lettura, ma per una questione di semplice prassi finalizzata alla loro valutazione nella materia? Facendo così non si finisce che gli studenti odieranno ancora di più la lettura? E se proprio si vuole cercare di invogliare a leggere, non si può iniziare con qualcosa di più semplice, soprattutto per chi è ancora agli inizi invece dei classici più ostici e forse anche un po' fuori dalla portata di tutti? Si riferiva ovviamente ai testi che gli insegnanti danno ogni anno da far leggere ai ragazzi. Personalmente sarò impopolare, ma penso questo: non si può da un lato dare ai ragazzi solo delle opportunità facili da leggere, perché è vero che magari alle superiori non in tanti sono già lettori, è vero che non in tanti sono proprio abituati alla lettura, ma è vero anche che la scelta che si può fare per introdurre a temi letterari deve partire con un percorso. Il percorso non è sempre legato solo e unicamente alla materia di indirizzo, al fatto che si debba dare un voto alla fine, eccetera, al programma scolastico. Il percorso viene fatto anche per affrontare una serie infinita di temi e introdurre i ragazzi ai temi, cosa che invece secondo me è giusto puntualizzare, che spesso vengono dati ai ragazzi da leggere libri senza prima introdurli ai temi o senza prima introdurli in una contestualizzazione dell'opera, che rende secondo me difficile il capire, il cogliere alcuni messaggi. Quindi, per concludere, secondo me è giusto e continua a essere giusto imporre o comunque suggerire determinati titoli che altrimenti non verrebbero letti, ma che comunque sono importanti per capire un po' la storia della letteratura e affrontare un percorso, perché dare solo cose facili non farà crescere i lettori. Dall'altro, anche perché i titoli che si danno, almeno io forse sono stata, ripeto, molto fortunata, ma grazie alla mia professoressa di lettere delle superiori io ho letto Harry James, Guy de Maupassant, ho letto Il rosso e il nero, quindi Stendhal, grazie a lei ho letto anche quello che è uno dei miei libri preferiti e che mi ha fatto avvicinare tantissimo a questo autore, cioè a Dostoevsky, che è Delitto e Castigo. Ci ho sputato sangue in estate per finire Delitto e Castigo. Ho letto Nietzsche, ho letto Orwell, Tabucchi, Fenoglio, Gadda, ho letto un sacco di autori che da sola non avrei mai letto, sicuramente. Alcuni mi sono piaciuti, altri li ho odiati. Trovo che da un lato un professore bravo ti introduce ad un mondo e ti dà gli strumenti per decodificare quello che stai leggendo. Poi secondo me ci sta che alla fine non ti piaccia. È normale, ma togliere questi titoli per me sarebbe una perdita, perché si finirebbero per leggere libri brutti, libri che non hanno un valore nella storia della letteratura, libri che non creano un percorso all'interno delle analisi, non ti introducono a determinati stili, temi, eccetera. Quindi un professore bravo ti dà le possibilità di decodificare quello che stai leggendo. Chiaramente ti può creare anche grande passione in quello che stai leggendo. Io penso a Bassani, ecco, un altro autore che ho scoperto grazie alla mia prof delle superiori è Bassani. Bassani per me prima era Soli Finzi Contini. E noi l'abbiamo letto insieme, dai Finzi Contini, dopodiché io ho approfondito quest'autore, visto come mi era stato presentato e visti i temi affrontati. Mi è capitato di leggerlo durante l'università per un percorso di esame con Lairone, avevo letto Gli occhiali d'oro, avevo letto tanti altri suoi racconti, eccetera. E capito, questo è il modo secondo me più efficace per fare questo lavoro, ma non imporre i testi.
No, non sono d'accordo sul fatto di lasciare troppa libertà. Magari partire dalle basi, quello sicuro. Quello posso essere d'accordo. Però io sono una di quelle che pensa che una buona base di classici sia un po' doverosa. Poi magari approfondiamo più avanti. Sebastian Lector Sombrero mi fa 3 domande. Confrontando le letture di ieri e quelle di oggi, i tuoi gusti letterari sono decisamente cambiati oppure qualcosa di ieri è rimasto? Ok, background. Io sono sempre stata una lettrice fortissima, soprattutto nella fase tra le medie e le superiori. Alle medie mi sono appassionata tantissimo di letteratura russa, ho iniziato a leggere Tolstoi, Pushkin, Dostoevsky, primissimi Dostoevsky, mi sono avvicinata a Nabokov, a Pasternak, eccetera. Ovviamente io non avevo gli strumenti per decodificare, ma voi non avete idea di quanto io abbia letto in un'estate. Quante volte io fossi in biblioteca a chiedere libri o a trovare libri dell'usato. Vabbè, comunque, background. Da lì in poi io proprio sono diventata una lettrice molto vorace. Un po' per caso, un po' per non, mi ero già avvicinata al fantasy, avevo già letto tanti fantasy, per me Harry Potter era una parte importantissima già della mia infanzia, che si stava diventando adolescenza ormai, eccetera, e ho sempre letto tanto. Diciamo che ero la classica intellettualoide un po' spocchiosa sulle letture, e cosa che se mi guardassi indietro mi tirerei solo degli schiaffoni e delle gomitate negli occhi. Però devo dire che non è che è cambiato questa cosa qua, nel senso, io, come vi dicevo la domanda prima, trovo che alcune letture siano un po' necessarie, e poi da lì uno trova delle forme che sono più vicine a te stesso, insomma ognuno di noi poi dopo capisce qual è il proprio gusto. Però secondo me alcune cose sono propedeutiche necessarie. Devo dire che ho passato varie fasi, perché ho avuto la fase molto molto letteratura russa, poi ho avuto la fase super dark ho avuto la fase dove era tutto gotico, tutto dark, tutto buio, tutto trasgri, super trasgri, mi sono avvicinata a letterature molto disparate. Poi ho avuto la fase, ad esempio, esistenzialista, cose sull'esistenzialismo, cose del neorealismo, eccetera, cose legate davvero a determinati temi per quasi un anno. Poi sono passata a tante cose diverse. Io ciclicamente ho queste fasi. L'unico filone che le ha sempre uniti è la mia persistenza nel leggere fantasy. Quello non è mai mancato. Lo so, come dire, non si è mai esaurito fondamentalmente la mia ricerca di materiale nuovo, la mia ricerca di cose diverse. Quindi, insomma, lo trovo anche stimolante in questo la letteratura. Poi mi chiede: quali sono per te, se ne guardi, le 3 serie TV imprescindibili che tutti dovrebbero quindi guardare? Allora, la mia serie preferita in assoluto è Lost. È là. Penso che un sacco di persone dovrebbero vedere Six Feet Under e ancora più persone dovrebbero vedere Twin Peaks. Allora, i 3 film del cuore che guarderesti in loop senza mai stancarti? No, io mi stanco anche dei miei film preferiti. Allora, quindi 3 film. Allora, 3 film che è difficilissimo, quindi vi cito: Stoker, che è uno dei miei film preferiti, di Park Chan-wook, che è anche quello della trilogia della Vendetta, altra serie che io amo. Poi vi cito filone Fight Club, V per Vendetta, e poi vi cito ufficialmente il mio film preferito, che è Tutti insieme appassionatamente, e no, non mi potete giudicare per questo. Rossella di Nomadic Reader, che saluto ovviamente, mi chiede: coppie letterarie preferite? Bella domanda. Bella domanda, e io potrei banalmente dirvi Katz e Dinesh. E anche Ginny e Harry, perché io sono del team Ginny e Harry. Michele Lentare mi chiede invece: quali sono i tuoi classici del cuore? Allora, non so se sono tutti classificabili classici, comunque sicuro Le notti bianche di Dostoevsky, La luna e i falò di Pavese, Una questione privata di Fenoglio e Camere separate di Tondelli. Ropeds mi chiede: finisci sempre un libro una volta cominciato? No, se non mi piace non lo finisco, se mi annoio non lo finisco. A volte, anche se mi piace ma non è il momento giusto, lo lascio un attimo stare. Conosci e leggi in altre lingue oltre all'italiano e inglese? Allora, prima leggevo tanto anche in tedesco, e tuttora, anche se non lo faccio mai, continuo a leggere in spagnolo. Tedesco perché purtroppo sto diventando una capra, non mi ricordo metà delle cose, quindi faccio veramente molta fatica, dovrei leggere veramente tanto. Spagnolo, odio lo spagnolo fondamentalmente, anche se lo capisco benissimo. Quale ti piacerebbe imparare? Mi piacerebbe molto imparare il francese, il russo e lo svedese. Pensi che ci sia una differenza, ad esempio, di livello culturale tra lettori e non lettori? Dipende, ci sono tantissime persone intelligentissime che però non leggono, altre persone che sono delle capre ma leggono tanti libri. Qual è il tuo più grande punto di forza e qual è la tua più grande debolezza? Punto di forza, vabbè, per me, almeno per me stessa, è la creatività, poi magari ne ho altre ma non ne so. Debolezza è l'ansia e la paranoia, perché per me sono delle debolezze, non riuscirò mai a vederle in un altro modo. Allora, Rose Mezzosangue mi chiede: quali sono i 3 libri di fiction più femministi che hai letto? Non so se sono i più
femministi che conosco, però vi cito sicuramente i più recenti, che secondo me sono molto validi. Uno è The Poetics di Elisabetta Acevedo, l'altro è Moxie di Jennifer Matthew e infine Nowhere Girls di Amy Reid. Quali sono per te le tematiche di cui un buon fantasy non può fare a meno? Non lo so, dipende dal fantasy. Secondo me è proprio il tema centrale del fantasy che dà inizio a tutto. Cioè, non credo ci sia un tema che vale per tutti. Può esserci qualsiasi cosa, può essere la lotta tra bene e male, può essere la disuguaglianza, può essere l'oppressione, possono essere tanti motivi scatenanti e le ragioni di fondo che danno via un fantasy. L'importante è che trovino un riscontro nell'arco narrativo. Lara Storm mi chiede: c'è qualche grande classico letterario che tutti adorano ma che tu non hai per nulla sopportato? Io lo dico sempre, ma in realtà non è un classico, è un autore. Io lo adoro come saggista, non lo sopporto come autore di narrativa, che è Calvino. Mi dispiace, ve lo giuro, ci ho provato in tutti i modi. Cecily in the North mi chiede: secondo te perché ci sono così tanti libri brutti e la gente sembra non rendersene conto? Perché non leggono in maniera critica, perché magari non hanno gli strumenti per leggere in maniera critica, probabilmente potrebbe essere questa la risposta. E Lo guardi Disincanto, l'ho guardato, non mi è piaciuto, cioè si è un po' ripreso verso la fine. Mi è piaciuto l'ambientazione, però l'ho trovato molto meno brillante rispetto anche a Futurama, che Futurama per me di quelle serie che tu metti su e te ne puoi vedere 100 di episodi e non ti stanchi mai, ti regala sempre qualcosa. Questo ogni due già io ero stanca morta, non ne potevo più. Lo trovo meno brillante, forse un po' più lento, forse che ha così pochi episodi, forse che non si basa sugli stessi problemi, non lo so. Matt Groening qua secondo me non è così brillante, anche se ho avuto una buona intuizione. Ilaria Madaschi mi chiede: dato che sei sempre iperattiva e super impegnata come me, se ti capita mai di sentire di non fare abbastanza nonostante i mille impegni? Spero di essere stata chiara, penso di aver capito. Comunque sì, io ho la sindrome ovviamente dell'impostore, cioè di non essere abbastanza brava nel fare le cose, di pensare di essere alla fine, cioè casualmente in questo punto, cosa che però lucidamente so che quando faccio le cose ci metto talmente tanto impegno che insomma so di averle fatte bene, di aver dato il massimo. Altra cosa che però è data dall'ansia è quello di non fare abbastanza. Infatti io lavoro uno sproposito di ore al giorno, mi accollo impegni su impegni su impegni, incastro finché non vado in crisi, perché ovviamente il corpo non può reggere determinati ritmi. Però sì, ce l'ho anch'io là questo, cioè è sempre, sarà il mio patema di tutta la vita il pensare di non fare mai abbastanza. Ce l'avevo a 20 anni, immaginati ora che ne ho 30 e che penso di essere già in ritardo per aver fatto tutte le cose che dovevo fare. Andrea Zuccotti mi chiede: complimenti per il traguardo, la mia domanda è: quali sono gli autori che proprio non riesci a tollerare? Lo sapete tutti quali sono. Perché cambiare un po', diciamo che tra quelli che non mi piacciono molto ma perché non li trovo vicino a me ci sono Baricco, che non mi piace neanche un po', Jennifer Armentrout, che credo che scriva tutto ciò che a me non piace leggere, e inizio a pensare anche Holly Black, però non è che non tollero, diciamo che non riscontrano il mio gusto, non rientrano nelle cose che a me piacciono. Malek mi chiede: dici una cosa che ti piace o una che non ti piace della comunità di BookTube? Allora, una che mi piace è sicuramente l'eterogeneità dei contenuti, delle persone, dei gusti. Cioè questo secondo me è un valore aggiunto, il fatto che tante persone abbiano cose diverse da dire, approcci diversi, gusti diversi e portino contenuti diversi per ogni canale. Cioè io non conosco un canale che fa la stessa identica cosa di un altro, perché so che magari anche se non condividiamo i gusti, non condividiamo tutte le opinioni, ci sono persone che io seguo perché so che avranno un contenuto che comunque li renderà interessanti in un certo modo, altri che fanno delle recensioni benissimo, altri che portano discussioni interessanti. Insomma, secondo me ognuno ha il proprio ruolo dentro questa comunità ed è bellissimo. La cosa che a me non piace invece della comunità di BookTube sono i drammi inutili, l'ho sempre detto, ovvero se ci fosse una discussione critica effettiva con opinioni anche magari molto discordanti o casi abbastanza anche sentiti su questioni importanti come può essere la discussione di un libro, di una tematica, eccetera. Invece tutte le polemiche che si fanno su delle stronzate, quindi questa cosa qua io non la sopporterò mai. E poi c'è tanta invidia, tanta gelosia, tante cose che, cioè, secondo me non appartengono al nostro mondo, non appartengono ai lettori. Le trovo delle robe stupide come poche.
anzi, credo che magari se ci dessimo tutti più una mano, forse tutti ce la vivremmo meglio, avremmo magari anche l'opportunità di organizzare cose, di proporre cose più interessanti, insomma. Cioè, insomma, avete capito. E poi mi ricorda sempre male che strana casualità che il compleanno del canale coincida con l'uscita di Kingdom of Ash. Tutte le fortune, vero? Lo leggerai? No. Anzi, mi farò fare un bel riassuntone da Ileana e da Clarissa, che così mi danno un po' di materiale da capire come arriverà alla fine e alla conclusione. Tanto cioè, sono 1000 pagine, quindi forse fra un mese l'avranno letto. Suan Mezzaluna mi scrive: visto che per colpa tua sono entrata nel tunnel di Six of Crows, ti sono vicina, sorella, e ho ben pensato di arredarlo leggendomi anche tutto il resto, la mia sarà una domanda in tema. Qual è o quali sono le tue citazioni preferite del Grishaverse? Mi unisco a quelli che vorrebbero sapere qualcosa di più sui tuoi tatuaggi, non lo saprete mai, moriranno con me i miei tatuaggi. Allora, la mia citazione forse tra le preferite di Six of Crows è altamente quotabile, quindi è tutto sottolineabile, però a me fa sempre ridere la frase in cui Katz chiede agli altri qual è il modo più facile per rubare un portafoglio a un uomo, tutti iniziano a rispondergli: knife to the throat, gun to the back, poison in this cup. E Mattias a quel punto li si trova in mezzo a questi pazzi e risponde: siete tutti orribili, sterrefatto. È bellissima, mi piace moltissimo. E poi la frase che Inej dice a Katz a un certo punto, perché si è rotta veramente le balle di starli a aspettare, gli dice: I will have you without armor, Kaz, or I will not have you at all. E questa la trovo bellissima, poi è un momento molto intenso, insomma, cioè, bello, tutto bello. No spoiler, ovviamente, super spoiler, però vabbè. Wise Girl mi chiede: in Italia il numero di adolescenti e bambini che leggono è sempre esiguo, cosa ne pensi? A cosa è dovuto tutto ciò secondo te? Credo che i fattori siano tantissimi. Credo che per diventare lettori ci debbano essere persone che ti insegnino a stare con un libro in mano, che ti abituino a stare con un libro in mano e che ti dicano che quello non è tempo perso, che quello è un'attività che ti arricchisce. Devono renderti la lettura una passione, devono farti capire che è un qualcosa di divertente, non solo un'attività che sei obbligato a fare, perché se tu la vedi come, non so, una faccenda domestica, è chiaro che non ti avvicinerai mai alla lettura. Se la vedi solo come una cosa da fare perché devi studiare, non la farai mai con piacere. Poi ci sono dei fattori culturali che intervengono, il problema dell'istruzione, le famiglie che magari non le trovano interessanti. Per dire, nella mia famiglia io sono l'unica lettrice, però sono sempre stata incoraggiata a farlo. Io ci ho provato con i miei fratelli ed è totalmente fiato sprecato, cioè nel senso dipende anche tanto dalle attitudini, dall'interesse, viene considerato comunque tempo perso in tanti casi, insomma sono tante le questioni. Poi mi chiedi: quali sono i tuoi attori preferiti e perché? Allora, io ho una grandissima passione per Tom Hardy, che non voglio nascondere è una passione, cioè Erika di Read with Erika mi capirà molto bene in questa cosa, cioè Tom Hardy è qualcosa che... Poi ho una passione altrettanto intensa per Matthew Good. Da quando ho visto Stoker sono rimasta proprio rincoglionita, è diventato uno dei miei attori preferiti, anche un bono clamoroso. E mi piace tantissimo Natalie Portman, perché come recita lei in poche, e poi la trovo sempre brava, sempre brillante. Vabbè, avete... poi è bellissima, è sempre stata bellissima dai tempi di Leon, per me è cuore. Sarah Brom invece mi chiede: leggi poesia? Se sì, quali sono i tuoi attori, raccolte singole poesie preferite? Sì, leggo poesia, mi piace anche tantissimo. Sono molto però legata alla poesia tradizionale, la poesia un po' più classica, più che magari agli Instagram poets, eccetera. Il mio autore preferito è sempre stato Ungaretti, perché trovo che lui abbia una capacità di racchiudere in quelle poche parole l'umanità. Poi la mia poetessa preferita è Emily Dickinson, e invece la mia tesi, ad esempio, era stata scritta su Montale, su Xenia di Montale, perché credo che ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale, e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Tutte le volte mi vengono i brividi a dirla e a pensarla, è una delle cose più emozionanti di sempre. Montale mi piace tantissimo come poeta. Poi adoro Sylvia Plath, The Bell Jar per me è una bibbia, e in generale proprio mi piace la poesia, mi emoziona, mi entusiasma, la trovo molto immersiva. Diario di Fede mi chiede: consiglia di getto senza pensarci un fantasy, uno young adult e un libro di saggio che tratta la tematica femminista. Fantasy Six of Crows, young adult The Hate You Give e saggio femminista The Beauty Myth di Naomi Wolf. Lola Vellano mi chiede: ti piacciono i peluche?
No, e questa era l'ultima domanda, cioè ce n'era un'altra, ma ragazzi, un po' tagliato perché ho già risposto, eccetera, eccetera. Direi che questo video verrà eterno. Di nuovo, io vi ringrazio come poche cose al mondo per aver partecipato non solo a questo video con le vostre domande, ma per essere stati con me in tutto quest'anno. Spero che ovviamente rimarrete con me anche nei prossimi, perché la mia intenzione è di continuare a portare contenuti che possano risultarvi interessanti. E anzi, se avete suggerimenti, avete richieste, mi raccomando, fatemelo sapere, nel senso io sono sempre molto attiva e reattiva. Direi che, di nuovo, come sempre, io spero di avervi fatto compagnia anche con questo video e come spero faranno tutti i miei prossimi video e video passati. Davvero non so come ringraziarvi per essere qui, non lo dico perché lo devo fare, lo dico perché lo penso veramente. E quindi grazie soprattutto a voi per il primo compleanno del canale, per il primo compleanno di Miss Fiction Books, per me è un traguardo incredibile, grazie mille. Per oggi è tutto, andiamo a berci cicchetti adesso per festeggiare il compleanno e quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!